Dammi Luca. Ecco, e poi da tutti gli altri ospiti che fra poco presenteremo, in questa serata dedicata a scoprire con dei professionisti e anche amici fra di loro, un percorso per raggiungere un miglior benessere fisico e un miglior stato di salute e anche di prestazioni del proprio corpo, con una serie di consigli. E adesso, con una presentazione di un minuto, vorrei presentare gli ospiti. Luca è in rappresentanza dello staff Un Sesto H, che è anche il nostro sponsor, e c'è qua anche tutto lo staff completo che poi incontreremo. Poi abbiamo Daniela Schiavon e Martina Marchiori. Però partiamo con Luca, che ci dice di cosa ci racconterà lo staff Un Sesto H questa sera, e poi vediamo anche gli altri ospiti. Allora, buonasera a tutti. Sono felice di essere qua questa sera e con questo bellissimo tema, in questo bellissimo ambiente. E Un Sesto H, per chi non conoscesse, è un negozio di articoli sportivi specializzati nelle tematiche della camminata, la corsa, l'atletica, il trail running e il triathlon. Si rivolge ad un pubblico che riguarda sia diciamo il principiante, sia la persona che inizia a fare un'attività sportiva, sia all'atleta più evoluto. Siamo in tre soci. E stasera vedremo qualche consiglio. Siamo per... Luca, io Luca, Franco e Alberto, di cui dopo parleremo. E abbiamo tre unità operative, una in provincia di Venezia, che è la prima nata, una a Padova e una a Treviso. E la nostra prerogativa è quella di rivolgersi alle persone e interessarsi delle persone prima ancora del prodotto, quindi curare quello che riguarda l'appoggio, la postura, quello che riguarda il corpo umano prima ancora di dare il prodotto e di scegliere il prodotto giusto per ogni tipo di attività e per ogni tipo di esigenza. Luca, ti ringrazio. Sentiamo l'altra ospite, Martina, che ci racconta un attimino. Mentre arriva Martina, vi ricordo che qua siamo in un parco che chiamiamo Stella Way, che è il parco, il prato davanti alla Candian Software Design, che è l'altro sponsor tecnico di questo evento. Alla regia, tra l'altro, abbiamo Alessandro Longo, che sta anche controllando se qualcuno in chat vuole interagire con quello che racconteremo questa sera. Ciao Martina. Ciao Leonardo. Allora, Martina è una persona con cui sto collaborando da anni, è il direttore tecnico sportivo dei Sarmati Fidal, è laureata in scienze motorie e anche ha il diploma di osteopata. E stasera ci darà dei consigli per migliorare una serie di cose che vanno dal metabolismo al risveglio, alla ripartenza, e magari dici tu in due parole intanto di cosa parleremo. Sì, intanto buonasera a tutti. Penso che tutti voi abbiate provato l'esperienza durante il Covid e adesso proviate quella del post-Covid. Molti si sono messi in gioco, in discussione, tanti hanno cambiato vita e fatto tanti buoni propositi. Quindi in questa serata cercherò di creare una connessione tra tutti i buoni propositi che abbiamo cercato di rispettare anche dopo la quarantena, sia in termini di attività fisica, di cercare di mettermi d'impegno ad essere costante, dare di nuovo stimoli positivi al corpo in senso proprio in termini salutistici. E quindi cercherò di parlare, come già anticipato Leonardo, di quello che è il metabolismo, il risveglio appunto del nostro stato di benessere e di salute, con quelle che possono essere le sfumature della mia professione, quindi l'attività fisica e anche l'osteopatia. Grazie Martina. Con Martina abbiamo già fatto dei convegni che hanno avuto molto successo a Vigo Novo sotto il cappello dei Sarmati. E tra l'altro questa è una revival di quell'incontro, e un'altra persona che aveva collaborato con successo era Daniela Schiavon, che è una dietista. Passo che la invito, sì, che invito a raggiungerci. Ciao Daniela. Ciao Leo. Allora, Daniela
è una dietista, molto appassionata della sua professione. Tra l'altro, dopo essersi laureata a 110, prima ha cominciato come dipendente, adesso però si è aperta la partita IVA, perché lei ha un suo stile, una sua filosofia e ha bisogno di andare a portare avanti il suo modo di fare. Tra l'altro, oltre che dietista, è anche una maratoneta, un'ultramaratoneta, e nel suo approccio alle cose applica i suoi metodi nell'uno e l'altro ambiente, sia in quello lavorativo che in quello sportivo. Allora, cosa ci parli stasera, Daniela? Allora, questa sera la mia idea è di darvi delle piccole pillole sulla corretta alimentazione, perché soprattutto io penso che comunque tutto la base è mangiare correttamente, e soprattutto, come diceva anche prima Martina, forse anche in fase Covid un po' ci siamo lasciati andare, quindi adesso è arrivato comunque il momento di rimetterci in carreggiata, e questa sera io ho intenzione comunque di darvi comunque dei piccoli consigli per avere comunque uno stile di vita sano. Grazie Daniela. Niente. Allora, rimani qua, sì. Partiamo con te. Ah, ok. Io vorrei fare notare una cosa. Abbiamo volutamente scelto questo scenario, sì, perché come vedete abbiamo il sole che sta tramontando. Mi confermi, Alessandro, che si vede? Se no, riposiziona un po' meglio la telecamera in modo che si veda il sole, perché abbiamo deciso di farlo proprio al tramonto questa diretta, e quindi devi allentare un po' la vitina in parte, riposizionare, e poi, perché volevamo unire un po' lo scenario del tramonto, siamo a pochi giorni dal solstizio d'estate che è passato l'altro giorno, 5 giorni fa, e quindi godiamoci questo tramonto, visto che ci hanno imposto con sto Covid che o stai con la mascherina nei luoghi chiusi oppure rispetti le distanze. Le distanze le abbiamo misurate col metro prima. È perfetto, per cui siamo quanto è? 2 metri o 1 metro? No, è 2 metri abbondanti, quindi siamo a posto, non ci infettiamo. Esatto, okay. Rispettiamo le misure anti-Covid. Sì, ecco, siamo perfetto. Qua che non abbiamo la mascherina, ma stiamo rispettando le misure, siamo all'aperto, quindi non possono arrestarci. Esatto. Ecco, non finiamo in prigione. Però adesso Daniela, allora, si vede il tramonto, Alessandro? Questo è l'importante. Ale, perché ci dai l'ok, perfetto. Ecco, allora il tramonto si vede, spero che ve lo godiate, vi godiate anche le nostre belle ospiti che abbiamo stasera. Partiamo. Sì, allora, io intanto comincio con qualche curiosità. Sì. Visto che parliamo intanto di alimentazione, poi parleremo di allenamento, parleremo anche di altre cose. Però parliamo dell'alimentazione. Conviene mangiare di più alla mattina o alla sera? Sicuramente alla mattina, perché la mattina è il momento della colazione, è un momento fondamentale perché ci dà il carburante per poi affrontare comunque tutta la giornata. Poi per quanto riguarda la colazione, l'importante è che sia equilibrata. Molte persone mi dicono: è meglio la colazione dolce o la colazione salata? In realtà vanno bene entrambi, l'importante è che ci sia il giusto equilibrio tra tutti i nutrienti. Posso fare anche alcuni esempi: una colazione dolce deve avere comunque un giusto apporto di fibra, che può essere dato da un frutto, dopo ci possiamo mettere un giusto apporto di carboidrati, che possono essere dati dalle fette di biscottati integrali, con un velo di marmellata, oppure anche uno yogurt con della frutta secca dentro, sempre con un frutto fresco. Colazioni invece salate, che molto spesso in Italia non sono comunque apprezzate, ma in realtà hanno un buonissimo valore nutrizionale, possono essere 2 fette di pane integrale con 1 fetta di salmone, 1 fetta di bresaola o comunque anche con una spolveratina di ricotta. L'importante, secondo me, è che la facciamo e che dobbiamo sempre assecondare quello che comunque sono anche le nostre abitudini. Secondo me un giusto consiglio sarebbe qualche volta alternare una colazione dolce con una colazione salata. Grazie. Ti chiedo un'altra cosa. Dolce. Sì. Lo zucchero. Sì, un famigerato zucchero. Quanto ne possiamo mangiare? Cioè, uno. Se lo eliminassimo totalmente, cioè, miglioreremo la nostra vita. Cosa succede se uno riuscisse a eliminare lo zucchero, oppure si mettesse proprio, ci avrebbe un bel guadagno? Che succede se uno elimina tutto lo zucchero? Allora, le linee guida prevedono che su una dieta di circa 2000 calorie la nostra alimentazione deve essere data dal 5% di zuccheri semplici, ok?
quindi equivalerebbe circa, se facciamo un esempio pratico, a 5 cucchiaini di zucchero, ok? Il problema dello zucchero, adesso che tutti odiano, oddio, il nemico pubblico numero uno, in realtà è il fatto che lo zucchero di per sé, se io prendo anche una bevanda zuccherata, prendo una caramella dolce, mi dà calorie vuote. Se io invece lo zucchero lo prendo da un frutto, mi dà comunque calorie e oltretutto mi dà anche altri nutrienti, quindi mi dà fibre, vitamine e sali minerali e non mi dà calorie vuote. Diciamo che se lo limitiamo sarebbe meglio, perché lo possiamo comunque anche prendere dalla frutta, dalla verdura, dai carboidrati complessi, quindi da altri comunque componenti della nostra alimentazione quotidiana. E il sale, quello si può prenderne quanto allora, si vuole? Dovremmo combattere anche quello? Cioè miglioriamo meglio la nostra vita e il nostro benessere senza sale? Assolutamente sì. Allora, faccio un esempio. La linea guida, sempre, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, prevedono che noi dovremmo mangiare circa 2 grammi, ok? Che in un lato pratico sarebbero comunque, se noi prendiamo un cucchiaino, ok, quelli piccolini da tè, il sale deve essere contenuto in quel cucchiaino, quello che ci serve a noi per la giornata, ok? Se questi 2 grammi, se adesso che estate mangiamo il famoso prosciutto crudo e melone, ok? 50 grammi di prosciutto crudo hanno circa 1,26 grammi di sale. Quindi, se ci pensi, noi mangiando 50 grammi di prosciutto crudo abbiamo già quasi mangiato quello che ci serve per il nostro benessere quotidiano. Oltretutto, con un etto sono già dato. Esatto, bravissimo Leo. E oltretutto, qual è il discorso? Che molto spesso il sale è anche nascosto negli alimenti. Ad esempio, se leggete le etichette dei prodotti, noi leggiamo che il sale è presente, ad esempio, anche nelle famose fette biscottate. Quindi, oltretutto, per quello che le linee guida dicono, cerchiamo di usare meno sale per condire o per cucinare, e piuttosto possiamo utilizzare spezie ed erbe aromatiche, perché purtroppo il sale è già comunque presente negli alimenti che noi mangiamo quotidianamente, quindi non serve aggiungerlo nei condimenti o nelle preparazioni culinarie, dove lo possiamo sostituire tranquillamente con spezie, erbe aromatiche, succo di limone, eccetera. Io so che tu dai dei suggerimenti anche nel tuo blog, no? Sì. E dai tanti consigli su come cercare di trovare sia dei sostituti dello zucchero, sì, che del sale. Del sale hai detto appunto adesso, delle, sì, erbe aromatiche, ma esatto, anche sulle bevande, per esempio, per evitare di ricorrere allo zucchero. E tra l'altro sentivo una volta su una trasmissione di Radio 24, sì, che c'è proprio una educazione al palato e al gusto, sì, per cui uno, se viene correttamente educato, sì, potrebbe godere dei cibi, delle bevande, eccetera, senza per forza dover caricare troppo di sale, di, esatto, zucchero o di certi prodotti che, certo, servono per dare questi gusti forti. Con una corretta educazione si può arrivare a vivere molto bene, sì, lo stesso. Ci puoi dare qualche nozione e qualche consiglio? Guarda, allora vi faccio, cioè, 2 esempi pratici. Allora, io faccio educazione alimentare nelle scuole anche con i bambini, ancora pre-Covid nelle scuole, preciso, adesso sono chiuse, quindi ok. Sì. E con i bambini, soprattutto delle materne, facciamo dei laboratori di educazione al gusto. Quindi cosa succede? Che ai bambini piccoli faccio assaggiare il dolce con lo zucchero, poi il salato proprio con il sale, quello da casa, il caffè per il gusto amaro e il succo di limone per il gusto acido. È successo che questi bambini, assaggiando i 4 sapori fondamentali ben dati, alcuni non riuscivano a riconoscere il sapore dolce da quello salato, anzi li confondevano. Quindi questo ci fa capire come già bambini in tenera età abbiano comunque il palato alterato, perché sono abituati a mangiare comunque merendine o alimenti sofisticati come anche le patatine. Quindi hanno perso la percezione del gusto originario comunque degli alimenti. Stessa cosa vale per un adulto. Io seguo anche delle persone in dieta, faccio un esempio, per l'ipertensione, quindi agganciandomi al discorso del sale, devono ridurre il consumo di sale nell'alimentazione. Inizialmente, per persone abituate a mangiare con tanto sale, è veramente tanto difficile ad avere un'alimentazione con poco sale, quindi si cerca anche di diminuirlo in maniera graduale. Però è successo che dopo, una volta che
dopo mesi il palato si è abituato a mangiare senza sale, appena cominciano a mangiare un alimento con un po' di sale lo sentono subito. Quindi bisogna educare il palato comunque a risentire i sapori fondamentali. Faccio un esempio, questo l'esempio dell'adulto che sto seguendo per l'ipertensione è un esempio pratico e ci fa capire come noi adulti purtroppo abbiamo il palato comunque sofisticato, e avere comunque un'alimentazione non corretta ci può anche portare ad avere comunque delle patologie, e un'alimentazione corretta invece può prevenire determinate patologie. Ok, grazie. Io vorrei chiederti adesso, sì, invece, so che tu ti presenti come diet coach, sì, cioè adesso va di moda non più presentarsi come professionisti che fanno la ricetta, sì, magari scribacchiate che non capisce niente, come facevano i medici di una volta, esatto, e uno dopo deve eseguire quello che gli è stato detto. Cioè adesso c'è il concetto di, sì, coaching, per cui il tuo coach ti controlla, ti stimola, ti dice, sì, guarda che il tuo programma è questo, ti dice bravo, ti fa tutto una... mi racconti questo nuovo approccio di seguire il cliente in modalità coach? Allora, io mi posso descrivere come un'allenatrice della dieta, ok? Cosa significa? Significa che le persone sono al centro, dopodiché le persone hanno un obiettivo, che può essere migliorare una propria prestazione fisica con l'alimentazione, può essere voglio dimagrire, può essere sono iperteso, quindi devo migliorare i miei valori comunque del sangue. Quindi ci sono vari obiettivi che può avere una persona. Il mio obiettivo è quello di accompagnare passo dopo passo la persona al raggiungimento del proprio traguardo finale. Quindi faccio un esempio pratico. Se una persona è abituata comunque a mangiare in un determinato modo, io non posso stravolgere le abitudini di questa persona. Io lavoro su come sta mangiando quella persona in quel momento e assieme capiamo dove sbaglia, dove non sbaglia, le cose giuste che fa e le cose sbagliate che fa, e dopo portiamo comunque cammin facendo delle modifiche a piccoli passi. Ad esempio, se una persona è abituata a fare la merenda con una barretta di cioccolato, una volta che comincia a fare la merenda con la frutta è già un piccolo traguardo raggiunto, per poi arrivare comunque all'obiettivo finale. Ok. So che tu sei una maratoneta, sì, e ultramaratoneta. Sì. E abbiamo parlato già qualche volta che il tuo stile non è mai quello di fare robe esagerate da star male. Assolutamente, cioè, no, anzi. Tu... La tua filosofia sono i piccoli passi e le, sì, gratificazioni e i risultati intermedi. Guarda, io paragono un percorso alimentare che può fare una persona come il raggiungimento dell'arrivo di un traguardo di una maratona. Cosa significa? Prima di fare una maratona ti devi allenare, cominci con 5, con 10, con 15, con 20, 25 chilometri e arrivi comunque al giorno della maratona preparato e arrivi alla tanto agognata medaglia. La stessa cosa, un percorso alimentare, a piccoli passi, cominci con introduco le verdure, cambio il modo di fare merenda, quindi a piccoli passi io riesco a raggiungere il mio comunque traguardo finale, come mi preparo una maratona, mi alleno anche a livello alimentare. Il concetto è equilibrato dallo stesso. Grazie. Allora, Alessandro, ti risulta che ci sia qualcuno che si è collegato finora su YouTube? Abbiamo qualcuno che si è collegato, quindi diciamo magari mia mamma, mio papà, ciao mamma, qualche amico, che il presidente di Sarbati che ci sta controllando in questo momento, esatto, al cellulare, abbiamo tutti le insomma, comunque qualcuno dai c'è, magari chissà che in futuro poi il video lo guardi qualche altro, esatto, amico. Esatto, non si sa mai nella, okay, vita. No, comunque se fra quelli collegati, oppure se qualcuno poi nuovo si collega perché magari ci scoprono per caso, esatto, vuole fare qualche domanda in chat, noi siamo... Ma è arrivata qualche domanda, Ale? No, non è arrivata. Ma fatecela la domanda, ma dateci un segnale di... Battete un colpo se ci siete, ok? Così ci fate contenti. Esatto. So che questa è la prima prova che facciamo, esatto, però... Ok, Daniela, intanto nell'attesa che qualcuno ci faccia, okay, qualche altra domanda, facciamo, certo, venire la... La Martina, che grazie, così facciamo. Lei. Ciao. Grazie. Allora dai che vediamo. Eccoci qua.
Ciao Martina. Rieccoci, ciao Leonardo. Ciao. Allora, io volevo sapere, intanto tu hai parlato di qualche stimolo da dare per ripartire, ok? Io vedo tante pubblicità su Facebook sul metabolismo. Posso chiederti questa, è una cosa che puoi rispondermi anche tu su questa roba, perché io ero curioso di, certo, di sapere qualcosa. Beh, cercherò di semplificare cos'è il metabolismo. Il metabolismo è quel sistema che ci mette in moto e ci dà la vita sostanzialmente. In alcune persone può essere veloce, in altre persone può essere lento. E di solito si invidiano molto quelle persone che hanno un metabolismo veloce, perché sono quelle persone magari molto magre, che magari mangiano tantissimo e comunque rimangono così, quindi sono persone molto invidiate e hanno questo metabolismo veloce. Le persone invece che hanno un metabolismo molto lento sono quelle persone che si svegliano la mattina già stanche, che durante la giornata sono stanche, che fanno fatica a fare le azioni di vita quotidiana, hanno poca lucidità mentale. Sono molto spesso dei sintomi di chi ha un tipo di metabolismo rispetto ad un altro. Per quanto mi compete, ci sono dei barbatrucchi per dare una bella smossa al metabolismo. E sicuramente gioca una grande importanza l'alimentazione, quindi magari quello che può anche dare come indicazioni Daniela è molto importante. E per quanto mi compete, io posso lavorare su ciò che è l'allenamento. Quindi il metabolismo bisogna lavorare, sì. Non è che si può, non so, mettere una maglia, qualcosa, no, ci vuole impegno, ci vuole costanza, sì. Bisogna farlo partire e bisogna farlo mantenere, cioè non è che una volta questa macchina che è accesa va da sola, no, bisogna costantemente dargli il carburante giusto per farla andare, perché alla fine il nostro corpo è una macchina perfetta, meravigliosa, quello che ci ha creato quella volta la sapeva lunga, a quanto pare. E quindi appunto noi dobbiamo essere responsabili di tenerlo appunto in vita. E per quanto riguarda l'allenamento, ci sono appunto dei trucchetti su come accelerarlo. Quello che io consiglio sempre è cercare di fare allenamenti ad alta intensità, quindi interval training, meglio definiti, quindi vengono definiti, a volte trovate la sigla HIIT, che sta per high intensity poi interval training. L'alta intensità è sempre proporzionale alla persona. Alla persona, cioè io con la mia pancia ho un certo tipo di, sì, alta intensità, un atleta vero, certo, ce n'ha un'altra. Ok, sì. Infatti noi parliamo di alta intensità quando parliamo di determinati range di frequenza cardiaca, che una persona che sia anziana ha determinati range, una persona giovane ha determinati range, una persona che ha magari delle patologie, qualcosa di particolare, deve rispettare determinate frequenze rispetto ad un'altra. Quindi, come sempre, si parla del generico, ma poi bisogna andare molto nello specifico in base alla persona che si ha davanti. E quindi questo tipo di allenamento, fatto appunto a intervalli, favorisce appunto un'accelerata al proprio metabolismo. Comunque bisogna rispettare la gradualità, cioè nel senso non posso pensare che una persona che ha passato fino ad oggi la vita sul divano adesso inizia a farmi salti, inizia a correre, a fare scatti e quant'altro. Magari per lei fare intensità alta basta semplicemente andare su e giù, sedersi su una sedia. Quindi deve essere tutto tarato sul livello di allenamento che ha già una persona, sul suo stato di salute. Però appunto, per chiudere un attimino il cerchio, la intensity interval training favorisce appunto un'accelerata a quello che è il nostro metabolismo. Poi mi sveglio pimpante, carico. Aiuta, esatto. Altri consigli che vengono dati anche per dare una risvegliata è il quando, cioè rispettare i tempi che sono della natura. Infatti oggi ci troviamo anche in un contesto che è quello bucolico del tramonto, che appunto è la nostra vita si basa sul ciclo, quello che è della luce. Quindi noi dobbiamo pensare che adesso c'è il tramonto, siamo più predisposti ad andare verso il riposo, quindi andare verso la fase del dormire, della digestione della cena, quindi tutti quelli che sono i nostri fenomeni, diciamo così, di rilassamento. Se noi dobbiamo dare un input ad alta intensità,
dobbiamo preferirlo la mattina, perché appunto noi dobbiamo svegliarci la mattina carichi per affrontare la giornata. Se torniamo indietro e noi pensiamo che comunque siamo degli animali, alla fine dobbiamo pensare che ci svegliamo la mattina e dobbiamo correre nella giungla. La giungla è la città adesso, tutto lo stress che magari possiamo avere dalla vita quotidiana, quindi dobbiamo svegliarci pronti e reattivi. Invece durante la fase finale non possiamo della giornata, non possiamo dare un input ad alta intensità, perché invece di aiutare il metabolismo lo si va a stressare e quindi si va nel fenomeno opposto, quindi si creano dei processi che vanno a distruggere, diciamo, quello che si è costruito magari fino a quel momento di positivo. So che tu fai anche, hai un canale YouTube e anche un canale Facebook. E pubblichi anche molti video sugli esercizi da fare, su come organizzarsi, pianificarsi. Ecco, io lo consiglio, cercate su Google Martina Macchioli, osteopata e trainer. Sì. Grande, ma siamo in mezzo alla campagna, ma abbiamo anche una strada. Motociclisti. Ok, allora, io consiglio questo canale della Martina. Volevo un'altra domanda e poi magari ho delle cose che mi hanno chiesto proprio alcune persone. Quante devo allenarmi tutti i giorni per mantenere il metabolismo? Quanti minuti, quante ore, quanto devo allenarmi per mantenere il giusto livello di metabolismo per essere poi sempre pimpante, sempre carico? Sì. Diciamo che per mantenere il metabolismo, ma se vogliamo definirlo ancora più genericamente, è il proprio stato di salute, l'OMS, quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità, raccomanda 150 minuti. Al giorno? No. Durante l'arco della settimana. Quindi se faccio in un giorno 150 minuti non sono bravo. Devo cercare di spezzettare questi 150 minuti durante l'arco appunto della mia settimana. Quindi posso preferire magari allenamenti di un'ora o allenamenti anche di mezz'ora, dipende da che disponibilità di tempo ho, ma l'importante è cercare di fare più giorni possibili qualcosa. Quindi cercare di magari spezzettare questi 150 minuti in più momenti durante l'arco della settimana. Quindi diciamo così che anche proprio 150 minuti è il minimo. È il minimo. Dopo se uno ne fa 300, meglio per lui, se non c'è il tempo di farlo. Anche perché se si arriva ai 150 minuti, di solito l'attività fisica diventa una droga. Cioè, arrivati ai 150 minuti si desidera andare oltre, perché quei 150 non ci fanno più così tanto a faticare, non ci danno più quella soddisfazione che avevamo prima. Un po' come la corsa, si fanno i 5 chilometri, dopodiché fatti i 5 dici beh provo a fare i 10, fatti i 10 beh provo a fare i 15 e via così. È lo stesso sistema, cioè il nostro corpo è nato per muoversi e quindi più gli diamo questa forza di movimento, più è spinto anche a farlo. Grazie. Adesso ti devo riportare invece una domanda che ci è arrivata. Noi in diretta, perché Alessandro ci dice che non ci ha ancora salutato nessuno. Abbiamo due domande? No. Abbiamo due saluti. Chi è che ci saluta? Daniele e Giorgio. Vabbè, ciao Daniele e ciao Giorgio. Allora, un consiglio, cambiamo argomento. Ci sai dare delle indicazioni, queste per le donne che ci chiedono la cellulite, ci sono tecniche naturali per affrontare ed eliminare questa cosa che rattrista molte signore che ci tengono al loro aspetto? Allora, la cellulite caratterizza, ahimè, soprattutto le donne, ma anche alcuni maschietti ce l'hanno, quindi non dobbiamo per forza categorizzarla nelle donne. Diciamo che la cellulite si può combattere, però ha anche una forte componente genetica. Quindi in questo caso si può dire che ci sono delle donne più fortunate a dispetto di altre che sono meno fortunate, che quindi hanno una maggiore predisposizione. Ed è proprio a queste che mi rivolgo. C'è una componente genetica, ma quindi non vuol dire vabbè, ma io sono nata così, non posso farci niente, me la tengo. No, si può fare qualcosa. Si può fare qualcosa, sempre torniamo a Daniela, con l'alimentazione, soprattutto con l'idratazione, se vogliamo essere più specifici. Per quanto riguarda l'allenamento, bisogna cercare di fare allenamenti in cui si dosa bene sia il carico, quindi se vogliamo definirlo
il peso, giusto per capirci, quindi fare determinati esercizi con un carico graduale. Bisogna stare attenti ai tempi di recupero e bisogna stare attenti anche a il come si svolge l'allenamento, cioè preferire certi gruppi muscolari a dispetto di altri e in quale momento dell'allenamento, della serie. Quando si svolgono appunto allenamenti così al femminile, rivolti appunto a cercare di alleviare questa problematica, io cerco di allenare le persone soprattutto dedicandomi all'inizio a un circuito rivolto alle gambe e poi via via mi sposto verso la parte superiore del corpo. Questo perché? Per evitare ristagni di liquidi sulle gambe. Infatti molto spesso si sente anche che a fine allenamento mettersi con le gambe alte per favorire appunto il ritorno venoso, perché appunto la cellulite ha sia una componente genetica, quindi parliamo di adipociti, ma anche si parla di quello che può essere il microcircolo, quindi la circolazione, se vogliamo insomma sempre parlare un linguaggio in cui tutti ci capiamo. Quindi dobbiamo cercare di modulare correttamente l'allenamento in base quindi a parametri come possono essere l'intensità, quindi il carico, le ripetizioni, le serie, il momento dell'allenamento e poi anche fare delle azioni di scarico. Ok, grazie, spero che abbiamo dato qualche chiarimento. Dopo tu sei una professionista, sì. Sei contattabile, sì. Sul tuo sito e chi esatto. Vuole fare un percorso, certo. Eventualmente appunto anch'io in può affidarsi. Periodo, ecco, magari. Però collegandomi al fatto che sei una professionista, allora so che io ti ho conosciuta ancora parecchi anni fa, che eri una laureata in scienze motorie, uh-huh. E per me eri l'insegnante di ginnastica, diciamo. Poi a un certo punto salti fuori che sei diventata anche un osteopata, hai studiato 6 anni, hai continuato a studiare e salta fuori che non sei più solo la maestrina di ginnastica, ma sei un osteopata che fa un lavoro più importante per seguire le persone, per il loro benessere. Mi spieghi meglio che cos'è, o ci spieghi meglio che cos'è un osteopata? Certo, magari parto dal perché anche ho iniziato a fare osteopatia, che quindi forse fa capire meglio che cos'è un osteopata. Io appunto vengo dal mondo delle scienze motorie e quindi faccio l'esempio classico di molte persone che, al di là di accelerare il metabolismo, di mettersi in forma, dimagrire, molte persone mi arrivavano con i mal di schiena e mi rendevo conto che potevo somministrare, spiegare, far provare insieme gli esercizi atti a migliorare la condizione. Però arrivavo in alcuni casi a un punto in cui la persona non stava mai completamente bene. E da lì ho iniziato a farmi qualche domanda, della serie c'è dell'altro? E da lì ho iniziato a interessarmi a vari corsi, ho spulciato un po' di qua e di là, e lì ho capito che l'osteopatia poteva fare il caso mio. Perché con l'osteopatia, quindi si tratta appunto di trattamenti manuali, dopo aver fatto una diagnosi osteopatica, è proprio quel punto di congiunzione tra ridare appunto il benessere nuovamente alla persona, servendosi sì dell'attività fisica, ma prima di un altro tipo di approccio. E quindi l'osteopata appunto lavora con le mani, fa dei trattamenti che non sono dei massaggi, sono delle manipolazioni, e l'obiettivo è quello di riportare la persona in una situazione di equilibrio, innescando un sistema che già tutti noi abbiamo, che è quello dell'autoguarigione, cioè noi abbiamo già il sistema immunitario, abbiamo già la nostra struttura muscolo-scheletrica che lavora in una certa maniera, abbiamo già il nostro sistema nervoso che lavora in una certa maniera, il nostro sistema vascolare. Ogni tanto questa macchina, che anche se è perfetta, ha bisogno di una giustatina. E posso? Dimmi. Sì. No, a me è piaciuta la parola autoguarigione, che quando vengono fuori queste parole a qualcuno suona anche in maniera quasi mistica, sciamanica. Però sì. Da quello che ho letto, l'osteopatia è riconosciuta dal Ministero della Sanità, sì. Quindi sì. È una disciplina per sanitaria, sì. Quindi non è una cosa sciamanica, è regolamentata in moltissime nazioni, compresa l'Italia, sì. Cioè si può curare, adesso dico una parola che tu mi contesterai, si può curare la patologia o il medico cura la patologia, sì. Il problema specifico, ma la salute spesso non si risolve solo agendo su quel problema lì, mm-hmm. Bisogna curare l'insieme del corpo, mm-hmm. E l'osteopata ha un approccio molto più globale
per condurre la persona ad essere capace di autoguarirsi da sola grazie al corretto funzionamento di insieme, perché noi siamo già programmati per risolverci da soli i problemi. Esattamente, sì. Ok. Quindi, ecco, forse si possono dire queste cose? Sì, allora, diciamo che appunto, come hai detto tu, la parola patologia non deve entrare nel termine affiancandosi all'osteopatia, perché la patologia è già competenza medica. L'osteopata cerca di lavorare prima della patologia, cioè vuol dire che ci sono già i primi campanelli d'allarme, la persona va dall'osteopata. In alcuni casi l'osteopata dice: guarda che io non posso trattare questa cosa perché siamo già nella sfera medica, oppure dice: guarda, se io ti devo mettere le mani su questa problematica ho bisogno di altri referti, quindi si chiede alla persona di contattare il proprio medico di riferimento, che magari, richiamiamo l'esempio del mal di schiena, io per mettere mano su quella persona in base ai sintomi che mi riporta e ai test che io faccio, perché io faccio dei test valutativi sulla persona, ho bisogno di una risonanza, perché se c'è qualcosa che io non devo toccare lo devo sapere, perché il rischio è che invece di fare del bene a quella persona gli faccio del male. Quindi nel momento in cui ho anche un esame diagnostico, allora valuto se è mia competenza e allora ci metto mano, o in alcuni casi dico: no, non è mia competenza. Allora l'osteopata, che ha a cuore la salute della persona, si è creato attorno a sé un'equipe di altri medici con l'obiettivo di indirizzarli al medico competente, che può essere, nel caso del mal di schiena, a un fisiatra, a un ortopedico, insomma, a chi reputa opportuno, ecco. Grazie. Bello. Alessandro, ma il tramonto si vede? Adesso puoi alzare e prendere un po' di più di cielo col cellulare, così chi ci vede, vede che ce la stiamo godendo qua al fresco, su sto prato. Saluta anche Cristina. Ah, anche Cristina. Ciao Cristina! Si vede un po' di più tramonto? Perché adesso ce lo possiamo permettere che il sole è meno forte, quindi riusciamo a prendere. Perché qua è tutto un gioco di luce quando si fanno le riprese all'aperto. Abbiamo fatto delle prove io e Alessandro sta settimana, andando a letto tardi invece che seguire i consigli della Martina. Esatto. Ecco, siamo anche un po' storditi. Va bene. Hai qualche altro? Aspettiamo di vedere se viene fuori qualche altra richiesta. Sì, certo. Oppure se qualcuno ha domande, sì, può farmele anche magari non oggi, oppure magari quando riguarda il video. Speriamo insomma che nei prossimi giorni qualcun altro magari abbia il piacere di guardare il video ed eventualmente appunto nei miei contatti si può avere. Oppure magari che lo sa, faremo tanto una volta ogni tanto. Esatto. Ogni tanto ci ritroviamo. Ci siamo trovati due volte in una sala convegni, stavolta ci siamo trovati fuori, in mezzo al prato, così nessuno può dire niente con questo virus che non abbiamo rispettato le precauzioni. E allora io ti ringrazio intanto. Grazie. Ciao. E io adesso, viene avanti lo staff un sesto H. Chi arriva? Arriva Franco. Yes, sono io. Ciao Franco. Ciao, ciao Leonardo. Allora. Ciao a tutti. Continuiamo a mantenere le distanze, quindi non ci diamo né la mano né niente, se così. Non c'è problema. Non c'è problema. Se mi porti uno spritz, io sono anche qua, sto da Dio. Quindi so che non è salutare, però sapete la mia vena un po' allegra. Quindi qua Vai. Siamo qua, abbiamo tutto lo staff completo, perché abbiamo sì. Luca, Franco, Alberto. Esattamente. Vi siete spartiti un po' i compiti? Abbastanza, quindi... poi noi ci sappiamo anche amalgamarci, quindi non è un problema, nel senso che, voglio dire, ce li siamo divisi, ma siamo anche disposti ad intervenire uno con l'altro, voglio dire, non è un problema. Non è un problema. Senti, dimmi. Allora, mi hanno detto che, allora, uno degli aspetti... voi siete un negozio tecnico sportivo. Certo. Vi occupate di calzature, che parleremo con Luca, certo. Di abbigliamento, che parleremo con Alberto, Alberto, ma poi fornite anche molti accessori. Ok, sì. Adesso io voglio andare un po' sul tecnologico. Ok, il cosiddetto perché, strumento. Sì, sullo okay. strumento, perché sì. Adesso, una volta, a me piace molto avere delle belle ragazze che mi seguono, che mi dicono fai anche così, a me. Fa colà. Anche a me. Okay. Però ci sono sempre più strumenti che ultra leggeri, che uno se li mette per esempio al polso
che ti dicono oggi hai fatto quello che dovevi fare oppure non l'hai fatto, hai raggiunto i chilometri o ne li hai raggiunti, c'hai i battiti giusti o non c'hai i battiti giusti. Per cui una delle robe che tu segui sono questi assistenti personali elettronici. Tra l'altro c'è stato, quando abbiamo collaborato con la Corri per Padova, sì. È stato proprio sì, è Stella Way, è stata proprio sponsorizzata, vi ricordo, da Polar, che è proprio stato uno dei nostri partner del gruppo Stella Way, è stata una delle nostre collaborazioni, un sesto H. Che è uno dei ma voi vi trattate tutti comunque, allora, ecco, mi racconti un po' cosa... Allora ti racconto, diciamo che non tutti, ma i principali teniamo sempre, li trattiamo, voglio dire. Allora, come ti dico, cosa fondamentale che noi di solito facciamo e ci teniamo è interloquire con il cliente che abbiamo di fronte, no? Quindi cosa fondamentale come solito è capire realmente le esigenze del cliente e quindi delle domande. Cosa, quando arriva il cliente, la prima cosa che devi chiedere è a cosa serve lo strumento, perché come tu sai ci sono strumenti che partono da 100 euro e arrivano a più di 1000 euro. Quindi secondo me la prima cosa che deve fare una consulenza come la nostra è quella di riuscire a capire, per non dare A, delle indicazioni sbagliate, B, dei prezzi che magari non servano, ok, alle esigenze reali del cliente, ok? Quindi c'è il neofita che mi chiede, a me basta sapere quanta strada faccio e i battiti cardiaci, che, parlando come eravamo prima, secondo me sono fondamentali in un allenamento, che sia una camminata, che sia una prima ipotesi di andare a fare come primo allenamento, e che sia un allenamento da professionista. Quindi da là dobbiamo capire ed indicare quale può essere lo strumento più valido per questa persona. Proviamo a sposarglielo, perché uno può dire, a me interessa solo camminare o correre, a me interessa fare nuoto, bici, acqua, perché voglio arrivare a fare del triathlon, a me interessa l'atletica, a me interessano le quote, e quindi avere un GPS con un'altimetria barometrica per essere più preciso e magari avere anche le previsioni del tempo. Quando sono perché, in montagna... Cioè, sull'orologio io vedo le previsioni del tempo. Esattamente. Allora io dico sempre... Ma me le dice proprio anche in base al posto dove sono? Lui mi dice, guarda, mi dice anche, fra un'ora pioverà, comincia già... Bravissimo, ti fa delle previsioni. Poi io dico sempre, gli strumenti non devono essere letti e visti come una mania. Deve essere sempre sensazione nostra abbinato all'aiuto, deve essere un aiuto l'orologio, ok? Quindi... deve essere un aiuto a livello cuore, deve essere un aiuto a livello altimetria, a livello previsioni del tempo, che devono essere, io vado in montagna, non è che posso guardare in quel momento se mi arriva il temporale, magari lo guardo un po' di giorni prima, però se io arrivo là e mi arriva un temporale all'improvviso, ci sono gli orologi che ti avvisano, che almeno con un po' di anticipo, un po' di preavviso. Allora io dico, per quello capiamo veramente cosa ti può servire questo strumento. Fondamentale, ripeto, io cosa che ritengo fondamentale è il cuore, perché per ogni allenamento, per ogni camminata, bisognerebbe realmente guardare il cardio. Perché le domande più frequenti, che lo sai anche te, che a me alle volte mi viene da dire, è ti arriva l'atleta, ti arriva il maratoneta, ti arriva e ti dice, e tu gli domandi, sto andando a fare la maratona di Padova, quanto farai la maratona di Padova? Avrai un qualcosa, un circa? No, non lo so, vado a sensazione. Sì, lo strumento ti aiuta, ti aiuterà con i consigli di un allenatore, con i consigli di un dietista, con i consigli tuoi personali, perché devi sempre parlare, tu lo sai perché hai fatto maratone con te, allora, stesso. Allora, io sono, ho fatto delle maratone e sono quello che è riuscito a fare tutti gli errori che si potevano fare. Esatto, che vanno, ovviamente tutti diciamo, li facciamo. Da giovane, quando ero ventenne, sono riuscito a fare delle maratone piene di sbagli, ma sono riuscito ad arrivare anche certo, in tempi buoni perché ero ventenne. Certo. Poi a 30 anni e a 40 anni ne ho fatte delle altre,
sono riuscito a metterci anche un sacco di tempo, perché gli stessi sbagli fatti da Ventarelli li ho fatti dopo io, però quando ero più vecchio allora ci ho messo anche un sacco di tempo in più. È vero. Poi a un certo punto, per riuscire a rimanere nel tempo massimo, ho dovuto anch'io prendermi un po' di attrezzature e cominciare a darmi la regolata. Bravissimo. Capire come facevano gli altri, perché sennò proprio mi cacciavano. Bravissimo. Via prima che finisce la maratona. Serve proprio ad adeguare e ad aiutarti, io dico sempre, non prenderlo come un vademecum, però sì, aiutarti a quello che fai. Ti faccio un esempio che stavo dicendo prima. Se io, per esempio, tanti mi dicono, ma io non so a quanto andare. Ragazzo mio, se tu segui il tuo cardio, che ripeto è importantissimo, quando io arrivo a 15-20 giorni dalla maratona, dalla mia preparazione, non deve essere, ripeto, una legge, ma io guardando il cardio all'andatura che vorrei fare la mia maratona, vedo subito se ci arrivo o se non ci arrivo, ok? Perché controllando il cardio, 5 battiti in più, 5 battiti in meno, sono quelli che mi possono dire se io a quell'andatura posso arrivare a finire la maratona o la mezza maratona o il 10.000, che è un po' più permissivo. Quindi io dico sempre, questi strumenti, perché alcuni no, io vado a sensazione, no, io non uso niente, sbagliato, cioè sbagliato, perché non va bene né guardarli, ripeto, come voglio dirti una guida, ma non va bene neanche non guardarli, perché guardare la distanza, sapere la distanza che fai, guardare l'andatura, se ci sono dei piccoli miglioramenti, se, ripeto, guardare il cuore. Poi lui, adesso, gli strumenti che fanno adesso, che sono gli strumenti moderni, iniziano a guardarti, a seguirti tutto il giorno quello che fai. Quindi sessione sportiva diversificata dalla sessione giornaliera, passi che fai durante il giorno, cuore nella tua attività lavorativa, e invece cuore e attività e passi nella dinamica sportiva. E mi dice se ho raggiunto i 150 minuti minimi dell'OMS. Ti dice quello, ti dice addirittura lui, poi dopo i 15-20 giorni che inizia ad assimilare i dati, che poi tu di dati con gli strumenti tuoi ne sai benissimo, lui anche inizia a darti delle, ripeto sempre, indicazioni sul tuo stato, e inizia a darti delle indicazioni, per esempio, sui tempi di recupero, che ne parlavamo prima, che sono importantissimi, hai capito? Quindi ti inizia a dare dei dati della tua forma fisica. Quindi è uno strumento che, se guardato bene, anche senza spendere cifre importanti, ti dà delle indicazioni che ti servono, insieme al tuo sentirti, che io dico, ragazzi, sempre sentiamoci, bisogna sentirsi, però con le indicazioni dell'orologio, che ormai, ripeto, non sono più orologi ma sono strumenti, mi serve a darmi degli allenamenti e a dare, quando tu hai un allenatore che non può seguirti, perché noi non siamo dei super professionisti, l'allenatore giustamente ti dice, dammi delle indicazioni, quando no, a una sessione lui ti dà degli allenamenti, il nutrizionista ti dà le diete, però poi devi dargli anche tu delle indicazioni, con lo strumento riesci a darglielo, e tutto questo fa sì che il tuo allenamento, che non serve che sei professionista, però deve essere sempre più adeguato e migliore possibile, perché riesci ad evitare l'overtraining, riesci ad evitare tante cose che poi sono sbagliate, e certamente gli errori li facciamo tutti, ma meno ne facciamo, meno danni facciamo al nostro fisico. Okay? Ok, perché dobbiamo fare lo sport non per far dei danni, ma per migliorare, se possiamo, la nostra performance e il nostro benessere. Io adesso ho una domanda da fare. Vai. Che è sui danni. Sui danni, bravissimo. Okay. Che però la devo fare al tuo collega, e io Alberto. E io lo lascio fare. Io ti ringrazio tanto, perché è stata grazie bellissima, è stata veramente grazie. Interessante. Ciao a tutti, ciao ragazzi, grazie. Ciao. Ciao. Allora, c'è Alberto, che gli avevo già anticipato che gli avrei fatto una domanda. Sono fortunato. Ciao. Perché ho saputo i compiti prima. Ciao Leonardo, ciao, ciao Alberto. A tutti, grazie dell'invito. Grazie dell'invito. Allora, parlando di danni, no? Praticamente, per raggiungere un obiettivo, per vincere una gara o per raggiungere anche un obiettivo, sì,
ci sono due cose che bisogna tenere conto. Uno è allenarsi per migliorare le performance, assolutamente, quindi diventare più forti, più. L'altra è fare meno sbagli, perché uno potrebbe essere più forte ma fare più sbagli e perdere lo stesso, o anche proprio mancare completamente un obiettivo a causa degli sbagli che fa. Quindi a volte non vince solo chi è il più forte, ma chi sbaglia meno. Assolutamente d'accordo. E uno dei settori dove si può sbagliare sono delle cose che della gente a volte le considera quasi ininfluente, perché adesso stavamo parlando di tecnologia, che già io mi sono presa sui denti, già non avere neanche un ma uno può sbagliare anche solo sbagliando a mettersi una maglia per fare una corsa, cioè le cose proprio più elementari. Sì. Uno si mette i pantaloncini sbagliati, non si tiene conto che poi c'ha gli sfregamenti e si insanguina tutto. Io mi sono finito nel maneggiatore pieno di sangue perché usavo dei tessuti sbagliati che mi facevano urticavano i capezzoli, poi le ascelle, eccetera. Ecco, allora ci parli un attimo di qualche consiglio proprio basico, proprio elementare da bambini quasi, certo, su cosa si può sbagliare e cosa bisogna stare attenti. Quindi non, niente di tecnologico, proprio le cose terra terra, che però ci possono proprio compromettere la serenità, il benessere e tutto quanto. Certo. Ecco, vestito. Sul vestiario. Grazie dell'introduzione che mi catapulta con facilità dentro all'argomento. E sostanzialmente della scarpa si occuperà Luca dopo, elemento fondamentale, forse anche più importante dell'abbigliamento, ma anche l'abbigliamento ricopre un ruolo importante. Cosa succede spesso se sbagliamo abbigliamento? Nel periodo estivo, soprattutto, utilizzando capi poco traspiranti, utilizzando capi relativamente tecnici, abbiamo un aumento del calore corporeo esagerato. Questo comporta senso di affaticamento molto più precoce rispetto all'affaticamento che avremo normalmente, comporta una perdita di liquidi eccessiva rispetto alla perdita di liquidi che normalmente si dovrebbe avere. Questo va a influire sul nostro benessere, di cui stiamo un po' parlando. Questi sono piccoli passi per aumentare il benessere, sia durante la corsa sia ovviamente dopo, e va ad aumentare quello che è la possibilità di avere sfregamenti che sembrano sempre delle piccole cose ininfluenti, in verità creano molto fastidio, in quanto la salinità del nostro sudore va a bruciare e crea proprio un disagio importante. Il consiglio quale può essere? Usare capi, come noi abbiamo spesso in negozio, con una buona traspirabilità, un'ottima traspirabilità, perché l'obiettivo, soprattutto nei mesi estivi, è quello di mantenere il più possibile la pelle asciutta. Non ci riusciremo al 100% perché le temperature sono alte, ma se riusciamo a limitare di molto l'umidità che abbiamo nella pelle, il risultato di sicuro è migliore. Quindi traspirazione, capi traspiranti, capi in grado di termoregolare. Termoregolare vuol dire non scaldare eccessivamente nella fase invernale, neanche raffreddare eccessivamente nella fase estiva, ma termoregolare vuol dire creare la giusta temperatura durante la performance. Questo non vuol dire che con un capo tecnico e traspirante vinceremo la gara o arriveremo prima. Di sicuro arriveremo meglio, più sani, più rilassati e più freschi e più asciutti, per avere anche un recupero più veloce, più attivo. Stessa cosa. E d'inverno? D'inverno è ancora più interessante, perché si va a ragionare su temperature più rigide. D'inverno il consiglio è quello di lavorare, di correre, di usare più strati nello stesso momento, che lavorando assieme garantiscono il giusto clima sostanzialmente. Quindi un primo strato, un intimo sostanzialmente, che ha la funzione di termoregolare, tenermi asciutto sostanzialmente, un secondo strato che va a lavorare sulla generazione di calore, quindi uno strato che mi scalda, il terzo strato, di solito antivento o antiacqua in base anche
luogo, alle condizioni, al clima, che va a proteggermi dagli eventi atmosferici. Quindi tre strati che lavorano assieme, nessuno sovrappone sull'altro, tutti con funzione diversa, la funzione generale è creare benessere sostanzialmente. Ok, io mi ricordo tra i miei sbagli le prime maratone, ma quando ero proprio giovane. Ho io un'altra cosa da aggiungere dopo. Sì. Io le ho corse con la maglia di cotone. Arrivavo, ero giovane, però stavo tanto male quando arrivavo, che era una roba. La maglia di cotone pesa 10 kg quando è bagnata, tra l'altro. Sì, sì, poi strizzavi, che era una roba. E in più proprio il sudore resta sul corpo e ti crea proprio un calore eccessivo, perché non riesci ad essere un po' regolato termicamente. L'appunto volevo farlo, sì. Altro elemento spesso sottovalutato sono i calzini. La calza tecnica, il calzino, forse dopo Luca ne farà accenno, all'interno della scarpa ricopre un ruolo fondamentale. Avere un calzino non tecnico aumenta la possibilità di avere vesciche, di creare sfregamenti, di creare danni che ti possono anche costringere a doverti fermare durante una corsa lunga, perché se viene fuori una vescica importante ti crea un problema sostanzialmente che non si può risolvere in quel momento, perché purtroppo quando il danno è fatto ci serve tempo per recuperarlo. Il calzino è un altro elemento fondamentale, spesso sottovalutato. Ok, che facciamo? Chiediamo a Luca, certo, se viene a parlarci, a darci qualche consiglio. Grazie. Grazie. Grazie a tutti, alla prossima. Bene. Forse dovremmo andare a prendere un po' di ciotole, quelle di citronella che ce abbiamo, sono sopra il bancone. Ciao Luca! Ciao! Allora, ben ritrovato, abbiamo cominciato con te e chiudiamo con te questo evento. Allora, stiamo concludendo parlando dell'importanza di sapere anche evitare di errori, perché i risultati si ottengono, uno, abbiamo detto, allenandosi e migliorando, ma due, anche stando attenti a non fare errori, perché uno che magari potrebbe raggiungere un buon risultato non gestisce bene invece le cose tecniche, certi aspetti, fa degli sbagli che compromettono tutto l'allenamento. Allora, parliamo di scarpe. Bene. Uno pensa che, cioè, io mi ricordo che le prime scarpe, quando ero piccolo così, le scarpe duravano minimo un anno o due, cioè non è che... Però poi mi hanno cominciato a insegnare che le scarpe, guarda, che quando hai raggiunto un tot di chilometri, basta, è finita, perché se no vai in cerca di farti male. Allora, cosa succede se uno non prende seriamente in considerazione il fatto che queste scarpe, dopo un tot, bisogna cambiarle? Allora, questo è un argomento molto importante, perché riguarda sia i materiali costruttivi delle scarpe e riguarda sia la durata di questi materiali. Allora, una scarpa è fatta di varie parti, le quali servono principalmente per ammortizzare e per creare quel supporto necessario a far sì che nel momento in cui c'è la transazione dell'ingresso, l'appoggio, la spinta, lo stacco nella dinamica della corsa, l'impatto al suolo venga mitigato da questi materiali, che come le gomme della macchina hanno una durata. Allora, ogni tot chilometri le gomme delle macchine devono essere cambiate. I battistrada non tengono più, la macchina non sta più in strada. Lo stesso discorso sono le gomme, i materiali con cui sono fatte le scarpe da running. Quindi attenzione ad acquistare sempre gomme nuove, dico io, no? Sempre prodotto nuovo, anche perché la durata non è solamente in chilometri, ma anche in durata di tempo, perché le gomme tendono a perdere consistenza con il passare del tempo. Ma gli effetti sul nostro corpo di scarpe che sono già
quanti chilometri dura mediamente un paio allora, di scarpe? Allora, un paio di scarpe dura mediamente dagli 800, 700, 1000 chilometri, dipende da chi ne fa uso e dal tipo di corsa che ha. Ok, uso per delle scarpe per 2000 chilometri. Cosa mi succede? Uso le scarpe per 2000 chilometri possono succedere dei danni molto gravi. Perché? Perché il nostro piede non è indipendente dal nostro corpo. Il piede trasmette sull'asse caviglie, ginocchia, anzi parte dal calcagno, caviglia, ginocchia, anche schiena, spina dorsale, collo, testa, arriva fino alla bocca. Il 45% degli infortuni è stato statisticamente provato che avviene nel ginocchio e quindi avviene nella transizione tra il calcagno e il ginocchio. Quindi praticamente una scarpa che non tiene più mi crea un disassamento tra il calcagno e il ginocchio. Questo è un esempio, ma posso avere anche dei danni che riguardano le anche, dipende anche dalla simmetria e dalla postura di ognuno. Quando si parlava prima di considerare prima il cliente e prima il nostro interlocutore, era fare un'analisi sia dell'appoggio che della postura per vedere quali sono le caratteristiche del nostro corpo e le caratteristiche del nostro piede. Io vengo direttamente dal negozio e anche oggi, per esempio, cosa è successo? È successo una cosa, ogni giorno succedono cose nuove, no? Oggi è successo che una ragazza viene e mi dice: voglio questa scarpa qua, quella che ho preso un anno fa. Quanti chilometri hai fatto con questa scarpa? Ho fatto 8 chilometri e praticamente mi dice: voglio la stessa scarpa. E dico: guarda, stesso modello identico, non c'è più, ti do il modello nuovo, la prova e la sente larga. Quindi vuol dire che la pianta di quella scarpa non era più quella di prima. Qua introduco un altro discorso che magari era la domanda che volevi farmi, che era il discorso dell'acquisto, no? Sì, acquisto allora, la scarpa in internet o acquisto la scarpa essendo consegnata? Le scarpe continuano a evolvere, sì. Cioè praticamente era una domanda che ti avevo anticipato perché mi era stata fatta. Ci sono persone che pensano che una scarpa si possa comprare su internet come un computer o come un telefonino. In realtà, da quello che mi sembra di capire, queste scarpe, intanto c'è una ricerca continua, c'è un'evoluzione continua, ma poi non è che tutte le scarpe sono uguali, le varie marche sono uguali e le varie serie sono uguali. Ci sono tantissime differenziazioni per il tipo di persone, di sport, di appoggio, di cose. E uno deve continuare a sperimentare queste robe. Io mi chiedo, ma come fai a fare la scelta su internet? Sì. Cioè uno al massimo trova una scarpa che gli sembra che va, continua a comprare quella, ma rimane e non vede più le altre facce della luna, non lo so, spiegami tu, vero? Cosa succede invece se uno viene in negozio? Se uno viene in negozio, la prima cosa che si fa è fare capire chi sia davanti, no? Ma in tutte le situazioni, sia per quanto riguarda, abbiamo detto, sia per quanto riguarda l'abbigliamento, sia per quanto riguarda l'accessorio, ma la scarpa è molto importante, perché se tu i parametri con cui diciamo ti confronti, diciamo, detto qua in sintesi, dopo sarebbe da approfondire, magari lo facciamo anche in un'altra sede o in un'altra puntata. I parametri fondamentali sono quattro. Il primo parametro da considerare è l'appoggio del piede, ma anche le caratteristiche del piede, perché un piede ha una forma, ha delle dimensioni, ha delle angolature, ha delle caratteristiche che delle volte sono diverse anche da un piede dall'altro, perché non siamo simmetrici. La postura è importante considerare, il peso della persona e il ritmo di corsa o anche di camminata, perché noi andiamo a valutare anche il movimento semplice della camminata fino al movimento estremo della corsa, cioè il movimento anche quello, diciamo, competitivo. E messi insieme questi parametri si decide qual è la soluzione ideale per quel cliente. Certamente che se io quest'anno ho un modello di scarpa
che è diverso da quello dell'anno scorso, lo devo dire al cliente, perché mi dice dammi questo qua, questo modello qua dell'anno scorso, ma guarda che la pianta non è più quella di prima, perché tu hai la pianta larga, la pianta larga stretta, ti conviene provare magari anche qualche altro modello, qualche altra marca. Fortunatamente il mercato è abbastanza ampio adesso, una volta esistevano le stesse scarpe da donna e da uomo, praticamente partivano un numero piccolo, arrivavano un numero grande ed erano uguali per tutti, magari 20 anni fa, 30 anni fa. Adesso abbiamo una varietà di scarpe, dall'antipronazione alla neutra, diciamo con il supporto rigido, col supporto morbido, col supporto a guardrail, col supporto con tutti i tipi di supporti per il piede, e possiamo calibrare il prodotto veramente, non dico confezionare la scarpa, ma quasi mettere il piede dentro la scarpa e trovare il prodotto ideale per il cliente. Bisogna conoscere bene il prodotto, bisogna conoscere bene la persona che si ha davanti, bisogna fare tutta una serie di operazioni che con internet non si riesce a fare. Senti, allora, io penso che siamo arrivati ormai all'ora di chiusura, perché ci eravamo dati un obiettivo di un'ora, e quindi magari a piccoli passi, cioè ci sarebbe già l'idea di fare anche un'altra edizione. Abbiamo avuto anche altri professionisti che hanno detto ma se volete noi ci mettiamo anche noi qualche pillola, quindi se ti va magari adesso ne parliamo. Io so che, ecco, io concludo, tu sei un po' il filosofo del team della Un Sesto H. Filosofo nel senso che la Un Sesto H è nata non solo da un'idea tecnico-commerciale, facendo due conti, ricarichiamo qua, vendiamo quello già, ma cioè, c'era una filosofia, un modo di approcciare le persone e i clienti, di vivere insieme a loro, perché io so che voi insomma siete sempre a contatto con tutte le iniziative, anche questa iniziativa qua che è nata un po' dall'idea fra amici di fare sta cosa, e voi avete detto dai, veniamo anche noi, sponsorizziamo sta cosa, perché voi vi unite un po' a tutte le iniziative, volete esserci, volete essere presenti. Quindi so che di fondo c'è anche una filosofia aziendale. Diciamo che il no non ci piace, in genere il no non fa parte del nostro DNA, e fortunatamente io da solo non avrei mai fatto niente, comunque con i miei soci, sia caratterialmente che diciamo imprenditorialmente, ci combiniamo molto bene, e questa sinergia a piccoli passi ci sta portando dei risultati che speriamo di sempre con idee nuove evolvere sempre di più e avere sempre più soddisfazioni, e anche dar sempre un servizio migliore al cliente, a chi ci rivolge a noi, e anche creare sinergie come sono state create grazie a te, perché anche te sei foriero, si dice, di iniziative e di cose interessanti, ed è sempre un piacere essere qua, creare sinergie anche con altre specialità, diciamo, no? Con altre, come si può dire, con altre realtà, come può essere il dietologo, come può essere l'osteopata, il fisioterapista, con tutte diciamo, specialità che si intersecano e che creano un po' di multidisciplinarietà. E che creano il ciclo del benessere, perché il ciclo del benessere. Ok, ormai il nostro sole qua è tramontato, che poi, essendo nel solstizio d'estate, rimane sempre un po' di luce fino anche a ora tarda. Quindi bellissimo. Penso che nell'inquadratura, adesso non so come si vede Alessandro, parlo col nostro regista, si vede ancora un po' di tramonto. Come si vedete siamo alle 9:30 passate, 9:40, e abbiamo ancora il tramonto che si vede, che continua fino alle 10. C'è uno spicchio di luna là. Abbiamo uno spicchio di luna. Ok. Sono arrivate domande oppure sono rimaste? Sono arrivati tanti saluti. Allora ringraziamo intanto per i saluti. Magari vi do l'appuntamento, faremo sapere se riusciamo a organizzare un'altra serata, ma io vedo già molta puoi chiamarmi dietro. Allora, se volete passare distanziati per fare un saluto a tutti quelli che hanno partecipato, magari tenetevi a distanza e ringrazio. Sono più simpatico. Ecco, facciamo l'ultimo saluto. Teniamoci tutti
rigorosamente a oltre un metro di distanza, siamo comunque all'aperto qua. Ecco, allora, grazie Daniela, grazie Martina, grazie Franco, grazie Alberto, grazie, grazie Luca e grazie Alessandro che ci hai fatto le riprese. Ciao a tutti, e finiamo. Ciao a tutti, e finiamo. Ciao a tutti, ciao. E grazie a Leonardo. Grazie Leonardo, complimenti. Grazie.